Buongiorno, buongiorno Regione da Zio Vito, buongiorno a tutti quanti. Voi dite, ma perché Zio Vito insiste a tenere quattro pari di occhi, cos'è occhi? Perché mi hanno detto che si chiama, siccome sono vintage, allora ha detto stai molto bene con tutti e due, perché ora si portano così. E quindi Zio Vito, vedete, una stina, si riporta Agnella. Quello là diventa famoso, forse Zio Vito, forse diciamo fra un 150 anni, anche perché io camperò più degli agnelli, sicuramente, perché l'agnello a Pasqua. Detto questo, volevo dire una cosa importante, ho visto dei servizi, ho letto dei giornali, dunque ci sei, io devo fare un elogio perché parliamo delle menti lucane che se ne vanno fuori, allora abbiamo delle eccellenze, no? Ad esempio alcuni vanno fuori, alcuni restano qua da noi in Basilicata, alcuni ritornano, così portano la loro intelligenza e la riportano qua. Allora devo dire che, a parte che sui giornali oggi si parla di spazzatura, vabbè, ma questi ormai si parla, non so capace di mettere, studiate un'app al comune per mettervi d'accordo, che vi scrivete sopra, vi chattate e vi scaricate l'app e scaricate pure le idee, che non credo che ne avete tante. Allora, detto questo, volevo dire che ci sono dei giovani che bisogna fare nome e cognome, perché vanno elogiati, sono già i fratelli Guerriere, Gianluigi e Andrea, Diego Falanga, che sono amici e soci. Questi hanno inventato un'app che è per i medici, che possono allora aspetta, Zio Vito ha capito che Zio Vito, in quanto a medici, diciamo, non andate d'accordo. Allora, che possono, diciamo, quest'app si scarica, è a favore degli stranieri che quando vengono o se vivono in Italia hanno difficoltà della lingua per farsi capire con i medici per una patologia, qualche cosa che hanno, pur si tengono le emorroidi, ad esempio, un tedesco che dice emorroidi, non sa di scarica l'app e dice morroiden, no? Scartoffien, tu leggi le scartoffien e alla fine la trovi. E poi devo dire, e questa è un'idea geniale, immaginate ora che siamo pieni, a parte il turismo, anche di stranieri che vivono da noi, è giusto che anche loro non abbiano difficoltà a parlare con i medici, perché ce l'abbiamo noi che parliamo la stessa lingua, figuratevi gli stranieri. E poi voglio dire, parlare anche bene di Marco Tramutola, che è un giovane anche lui di Potenza, che Marco Tramutola, no, siccome Marco è un po' sordo, allora c'è Vito che è ancora più sordo, è saltato pure la stina con l'apparecchio, l'auricolare che tenevo, Marco invece ce l'ha. Allora Marco, visto che ha sfruttato questo suo handicap, sì, che Marco è un po' grosso, allora mi permetti di dirlo perché lo conosco, questo suo handicap, per lavorare, inventare un aggeggio che fa sentire la musica in acqua, tanti tipi di musica. Voi immaginate che uno fa acqua gym dentro la piscina, no? Allora nei vari orari ci sono varie scuole, varie società e devono aspettare tutto, mentre possono tutti stare in una piscina che ognuno sente la cazzo la musica sua e non c'è sta l'inquinamento acustico, perché chiaramente si muovono in acqua, uno sembra, ma queste sono ciotole che ballano in silenzio, ma non solo in piscina, anche fuori. Io ho visto già dei cheat party praticamente, questi cheat party che non si sente niente, invece la gente zomba. Certo, si passa uno che non sa che sono i cheat party, dice, ma questi sono ciotole, si vogliono. E invece no, questa è un'idea geniale, far sentire la musica anche con un apparecchio che lui ha inventato, che amplifica l'audio, e quindi anche chi ha difficoltà di udito, non la sordità totale, riesce ad ascoltare e può beneficiare anche della musica, che la musica è bella e la musica è amore. Detto questo, volevo dire, inventate un apparecchio pure sempre per i politici, perché non ascoltano, perché l'unica nota politica, volevo dire, il parco della città, sto benedetto parco che ieri o oggi, non so, quelli dei parchigiani sono andati a parlare col sindaco, perché il presidente della regione non li accoglie, che gli vogliono portare 700 firme, 12.000 persone potentine vogliono questo parco, ma non si capisce che questa ex Cipzoccola, che è mo ex Cipzoccola, però mo stanno vicino alla Ferriera, le ex, che sono attuali, è che niente, sembra, è incredibile, a Potenza è più facile aprire un bordello a cielo aperto,
usufruibile a tutti, che fare un parco usufruibile alla città, diciamo cielo aperto usufruibile a pochi, e allora la gente si ferma là. Allora non è il parco della città quello vicino alla ferriera, quello è nato parco giochi, lasciamo perdere, sono giochi costosi. Ecco, e quindi vorrei dire a Marco, studia qualcosa per schiuppulare le orecchie dei regionali, e a loro, che gli ha detto in casa vostra, amplificato ovviamente, se come state sentendo.